anche oggi è arrivato il momento di fare una bella chiacchierata con la nostra psicoterapeuta di fiducia, la nostra Francesca Vinai. Ciao Francesca, ben trovata. Ciao a tutti, è sempre un piacere. Con oggi dovremmo riuscire a chiudere il lunghissimo argomento dei mammoni che ci ha tenute impegnate praticamente tutta l'estate con vari argomenti, con varie diramazioni, e la diramazione di oggi è quella conclusiva, quella che porta alla separazione, ahimè, la fase più triste, no, di tutto l'argomento, perché talvolta essere troppo mammoni quando non si riesce a gestire la cosa e il matrimonio può fallire. Esatto, come hai detto bene tu, abbiamo analizzato la situazione da diverse angolazioni e prospettive ed abbiamo visto che ci sono dei comportamenti che abbiamo suggerito per andare a gestire le situazioni in cui il marito e il compagno è un compagno mammone. In realtà noi ci abbiamo anche un po' riso su questo tema e ci abbiamo scherzato, però non dobbiamo dimenticare che il vissuto di chi è dentro la situazione è tutt'altro che un vissuto sereno. Tant'è che sovente la moglie, la compagna, sviluppa una sorta di ambivalenza, perché è vero che da un lato ovviamente è l'amore verso l'altra persona, però è anche vero che escono poi fuori le emozioni che sono contrastanti. Per questo motivo in alcuni casi davvero si può anche arrivare alla fine della relazione con un marito mammone. Ci sono, Francesca, dei campanelli di allarme che possiamo indicare affinché, se qualcuno sta vivendo questa situazione, possa accorgersene in tempo? Guarda, amplierei la tua domanda dicendo che io sovente alle coppie che vengono da me in studio faccio poi anche delle domande non soltanto sulla convivenza o sul matrimonio, ma faccio delle domande anche sul fidanzamento, perché non è che così all'improvviso il nostro compagno si trasforma in un mammone, ma questi campanelli d'allarme possono essere individuati già un pochettino anche nella fase del fidanzamento. Ah, sicuramente, perché se c'è una sorta di abitudine ad essere così tanto legati alla famiglia d'origine, uno se ne accorge anche prima di sposarsi. Certo, perché proprio il filo conduttore che ci ha accompagnato nelle nostre chiacchierate è quello del profilo di un marito che non riesce a sganciarsi, a staccarsi dalla figura materna. Quindi sovente sono figli di mamme che comunque non favoriscono la separazione. Però questo in realtà non emerge soltanto a matrimonio. Talvolta quindi forse c'è anche una sorta di, come dire, voler nascondere questa debolezza, o no? Sì, esatto. Talvolta, da un lato, c'è, come dici tu, la tendenza a voler nascondere questa debolezza. Dall'altro, soprattutto quando si è all'inizio di un rapporto di coppia, non si vedono i lati negativi, ma ci si concentra soltanto sulle cose che vanno bene, dicendo poi magari cambierà o poi la situazione migliorerà, però in realtà non è così. Quindi io sovente alle coppie con cui lavoro vado proprio a fare delle domande già sulla fase del fidanzamento, su quando si sono conosciuti e su quali potevano essere lì i segnali, i campanelli di allarme. Ecco, quindi il consiglio sostanzialmente è quello di fare attenzione soprattutto prima del matrimonio. Esatto, anche perché, come abbiamo detto in precedenza, quella del marito, del compagno mammone è una situazione anche molto diffusa, soprattutto nella realtà italiana, perché come dicevamo si esce di casa sempre più tardi e quindi questo tende poi a cambiare il percorso rispetto allo sviluppo dell'autonomia e dell'indipendenza. Certo, ma poi vorrei aggiungere una cosa, adesso tu riderai, però è la verità, abbi pazienza, se uno se ne accorge prima risparmia anche un sacco di soldi, perché così almeno non si sposa proprio, insomma. Seguendo un po' quello che dici, si possono risparmiare anche dei soldi rispetto poi davvero alla separazione. Si possono risparmiare delle energie, sicuramente. Ecco, quindi riconoscere un mammone in tempi utili è economico. È una sorta di prevenzione. Esatto, e come sempre prevenire è meglio che curare, quindi insomma facciamo attenzione, occhi aperti, perché la crema dell'inizio delle relazioni poi non sempre si rivela crema fino alla fine. Sì, attenzione ai segnali, quindi.
Esatto, attenzione ai segnali. Francesca, che dire, fantastica anche la puntata di oggi che ci ha portato a questa conclusione, anche un po' venale se vogliamo, ma pur sempre vera. Io ti do appuntamento alla prossima settimana e inizieremo un argomento totalmente nuovo, lasciandoci alle spalle questi mammoni. Grazie per essere stata con noi anche oggi. Grazie a te e a tutte le persone che ci seguono. Radio Stereo 5.